Hai mai provato un impulso inspiegabile a contattare qualcuno, solo per scoprire che anche loro stavano pensando a te? Oppure, forse, hai sperimentato quella sensazione di brivido lungo la schiena, come se sentissi la presenza di qualcuno prima ancora che entrasse nella stanza? Queste non sono semplici coincidenze, miei amici, sono fugaci visioni nel potente regno della connessione umana e delle forze misteriose che ci legano insieme. Immagina un mondo in cui potresti sfruttare questa energia, in cui potresti fare in modo che qualcuno pensi a te mattina, pomeriggio e sera, non in modo inquietante o ossessivo, intendiamoci, ma attraverso il potere affascinante della legge dell'attrazione e della meditazione focalizzata. Sembra troppo bello per essere vero? Allora preparati, perché stiamo per intraprendere un viaggio mentale che sfiderà tutto ciò che credevi di sapere sulla connessione umana. Immagina questo. Antichi saggi nelle remote caverne dell'Himalaya che trascorrono decenni a padroneggiare l'arte della comunicazione telepatica. Ora, cosa diresti se ti dicessimo che potresti attingere a un potere simile proprio qui, proprio ora, senza dover rinunciare al tuo abbonamento a Netflix o al tuo latte preferito? Esatto, stiamo per addentrarci nel punto di intersezione affascinante tra fisica quantistica, neuroscienze e saggezza antica per svelare i segreti di come far pensare qualcuno a te. Ma ecco il punto cruciale. Non si tratta solo di far notare quel ragazzo o di far sì che il tuo capo ti ricordi per quella promozione. Si tratta di comprendere la complessa rete di energia che ci connette tutti e di come possiamo usare questa comprensione per creare relazioni più profonde e significative in ogni aspetto della nostra vita. Dal ragazzo innamorato che sospira per la sua prima cotta all'imprenditore esperto che cerca di lasciare un'impressione duratura sui potenziali clienti, i principi che stiamo per esplorare hanno il potere di trasformare il modo in cui interagisci con il mondo intorno a te. Scopriremo la scienza dietro la proiezione del pensiero, esploreremo il linguaggio nascosto della mente subconscia e scopriremo come allineare la tua energia con il potenziale infinito dell'universo. Quindi, che tu sia uno scettico alla ricerca di prove concrete o un credente che vuole affinare le proprie abilità di manifestazione, questo video ha qualcosa per tutti. Sfateremo miti, condivideremo tecniche pratiche e, forse, cambieremo per sempre il modo in cui vedi la connessione umana. Sei pronto a sbloccare il potere della tua mente e diventare un maestro dell'attrazione? Allora resta con noi qui ora, perché stiamo per intraprendere un viaggio che ti farà mettere in discussione la stessa realtà. Se sei entusiasta quanto noi di questa avventura mozzafiato, vai avanti e premi il pulsante mi piace. Iscriviti al nostro canale e non pensare nemmeno a saltare nessuna parte. Fidati, non vorrai perdere un solo secondo di ciò che sta per arrivare. Sei la benvenuta o il benvenuto su Ricarica Mentale. Ti sei mai chiesto perché alcune persone sembrano avere un'attrazione quasi magnetica sugli altri? È come se possedessero un campo di forza invisibile che attira attenzione e ammirazione senza sforzo. Bene, miei amici, questo non è solo carisma o fortuna, è radicato nel mondo affascinante della fisica quantistica e delle neuroscienze. Torniamo agli inizi del XX secolo, quando Albert Einstein e i suoi contemporanei stavano sconvolgendo il mondo scientifico con le loro scoperte rivoluzionarie. Hanno rivelato che, a livello più fondamentale, tutto nell'universo è fatto di energia che vibra a frequenze diverse. Sì, questo include anche i tuoi pensieri. Ora, immagina il tuo cervello come un potente trasmettitore radio che trasmette costantemente i tuoi pensieri ed emozioni nel vasto oceano di energia universale. Quando ti concentri intensamente su qualcuno, stai essenzialmente sintonizzando la tua frequenza personale per allinearti con la sua, è come sintonizzarsi sulla sua specifica stazione radio. Ma ecco dove diventa davvero interessante. Secondo l'effetto osservatore nella fisica quantistica, il semplice atto di osservare una particella può cambiare il suo comportamento. Applica questo principio alle interazioni umane e inizi a vedere come i tuoi pensieri concentrati potrebbero potenzialmente influenzare lo stato mentale di un'altra persona. Ovviamente, non stiamo suggerendo che tu possa controllare i pensieri di qualcuno come un burattinaio, sarebbe inquietante e, francamente, impossibile. Stiamo parlando di creare una connessione energetica sottile che può renderti più presente nei loro pensieri. Pensalo come un wifi mentale, stai rafforzando il segnale tra te e l'altra persona.
Man mano che ci addentriamo più profondamente in questo concetto, scoprirai come sfruttare questa energia e usarla in modo etico per migliorare le tue relazioni e il tuo magnetismo personale. Ma prima, esploriamo il mondo affascinante della mente subconscia e il suo ruolo in questo processo. Immagina un iceberg che galleggia maestosamente nell'oceano Artico. Quello che vedi sopra la superficie è impressionante, ma è solo la punta. La vera massa, il vero potere, si nasconde sotto le onde. Questa, miei amici, è la perfetta analogia per la vostra mente. La vostra mente cosciente, la parte di cui siete consapevoli in questo momento, è come quella punta visibile dell'iceberg, è responsabile dei vostri pensieri, decisioni e azioni immediate. Ma, nascosta sotto la superficie, c'è la vostra mente subconscia, un vasto serbatoio di ricordi, credenze e istinti che plasmano la vostra realtà in modi che potreste non rendervi nemmeno conto. Ecco un fatto sorprendente. I neuroscienziati stimano che fino al 95% della nostra attività cognitiva avvenga nella mente subconscia. Esatto, la maggior parte dei vostri processi mentali avviene senza la vostra consapevolezza cosciente. È come avere un supercomputer che funziona nello sfondo della vostra vita, influenzando i vostri pensieri, sentimenti e comportamenti. Ma ecco dove diventa davvero interessante. La vostra mente subconscia non distingue tra realtà e immaginazione. Quando immaginate vividamente qualcosa, la vostra mente subconscia lo tratta come se stesse realmente accadendo. Questo è il motivo per cui le tecniche di visualizzazione possono essere così potenti. State essenzialmente programmando la vostra mente subconscia a credere e a lavorare verso l'obiettivo desiderato. Quindi, quando si tratta di far pensare qualcuno a te, la tua mente subconscia è il tuo segreto più potente. Visualizzando costantemente interazioni positive e connessioni con quella persona, stai allenando il tuo subconscio a emettere quelle vibrazioni costantemente, anche quando non ci stai pensando attivamente. Ma come possiamo attingere a questo incredibile potere? Come possiamo comunicare i nostri desideri a questa parte nascosta della nostra mente? È qui che entra in gioco la meditazione, e nella prossima sezione esploreremo come usarla per amplificare le tue capacità di proiezione del pensiero. Chiudi gli occhi per un momento e immagina un lago sereno all'alba. La superficie è come uno specchio, perfettamente calma e riflettente. Ora getta un sassolino in quel lago, guarda come le onde si espandono toccando tutto ciò che incontrano. Questa, miei amici, è la perfetta metafora della meditazione e del suo effetto sulle vostre capacità di proiezione del pensiero. La meditazione non è più solo per i monaci e gli appassionati di yoga, è uno strumento scientificamente provato per ridurre lo stress, migliorare la concentrazione e, lo avete indovinato, migliorare la vostra capacità di connettervi con gli altri a un livello più profondo. Quando mediti, stai essenzialmente calmando le acque agitate della tua mente, permettendo pensieri più chiari e focalizzati. Ma ecco dove diventa davvero affascinante. Studi con scansioni fMRI hanno mostrato che durante la meditazione profonda, il cervello mostra un'attività aumentata nelle aree associate all'empatia e all'elaborazione emotiva. È come se la meditazione affinasse la capacità del tuo cervello di risuonare con le emozioni e i pensieri degli altri. Quindi, come possiamo usare la meditazione per far sì che qualcuno pensi a te? Tutto dipende dall'intenzione focalizzata. Inizia trovando uno spazio tranquillo dove non sarai disturbato. Chiudi gli occhi e fai alcuni respiri profondi per centrarti. Ora porta la persona con cui vuoi connetterti nella tua mente. Visualizzali in dettaglio vivido, il loro viso, il loro sorriso, il suono della loro voce. Mentre mantieni questa immagine nella tua mente, immagina una luce dorata e calda che emana dal tuo cuore e li avvolge. Senti la connessione tra voi crescere più forte a ogni respiro. Questo non riguarda il controllo dei loro pensieri, ma piuttosto l'invio di un faro di energia positiva che potrebbero captare inconsciamente. Ricorda, la costanza è fondamentale. Proprio come costruire qualsiasi abilità, più pratichi questa meditazione, più forti diventeranno le tue capacità di proiezione del pensiero. E chi lo sa, potresti trovarti a comparire nei loro pensieri più spesso di quanto ti aspetti. Ma la meditazione è solo un pezzo del puzzle. Nella prossima sezione,
esploreremo come amplificare questi effetti utilizzando i potenti principi della legge dell'attrazione. Forse hai già sentito parlare della legge di attrazione. Magari l'hai scartata come una sciocchezza New Age, oppure sei già un credente. Qualunque sia la tua opinione, preparati a rimanere sorpreso mentre esploriamo la scienza dietro questo potente principio universale. Alla sua base, la legge di attrazione afferma che simile attrae simile. In altre parole, i pensieri e l'energia che metti nell'universo tendono ad attrarre energie simili verso di te. È come sintonizzare una radio. Quando imposti la frequenza su una certa stazione, quella è la musica che ascolterai. Ora so cosa stai pensando. Sembra fantastico, ma dov'è la prova? Bene, guardiamola da una prospettiva neuroscientifica. Hai mai sentito parlare del sistema reticolare attivante RAS? È un fascio di nervi nel nostro tronco cerebrale che filtra le informazioni non necessarie affinché quelle importanti passino. Quando concentri i tuoi pensieri su una persona o un risultato particolare, stai essenzialmente programmando il tuo RAS per essere in allerta per tutto ciò che è correlato a quella persona o obiettivo. Improvvisamente, inizi a notare cose che prima avresti potuto trascurare. Forse continui a incontrarla al bar o il suo nome appare più frequentemente nelle conversazioni. Ma qui diventa davvero interessante. Secondo la fisica quantistica, siamo tutti connessi da un campo di energia. Quando focalizzi costantemente i tuoi pensieri ed emozioni su qualcuno, stai inviando vibrazioni che possono potenzialmente influenzare questo campo. È come creare un legame energetico tra te e quella persona. Quindi, come applichiamo tutto ciò per fare in modo che qualcuno pensi a te? Inizia chiarendo con precisione la tua intenzione. Visualizza la connessione che desideri creare con questa persona, sentendo le emozioni associate a quella connessione: gioia, eccitazione, calore. Più vividamente riesci a immaginarla e sentirla, più forte sarà il segnale vibratorio che invierai. Successivamente, agisci come se il tuo desiderio si fosse già manifestato. Questo non significa fingere che sia follemente innamorato di te se non è così. Si tratta di incarnare l'energia di qualcuno che è sicuro di sé, attraente e magnetico. Quando emetti questa energia, diventi più propenso ad attirare attenzione positiva e pensieri dagli altri, inclusa la persona su cui ti stai concentrando. Ricorda che la legge di attrazione non riguarda la manipolazione degli altri, ma l'allineamento di te stesso con l'energia di ciò che desideri attrarre. Man mano che continui a praticare questi principi, potresti essere sorpreso di quante volte ti ritrovi nei pensieri di quella persona speciale. Ma il nostro viaggio non finisce qui. Nella prossima sezione esploreremo alcune tecniche pratiche per supercaricare le tue capacità di proiezione del pensiero e renderti indimenticabile. Bene, amici miei, abbiamo coperto la teoria. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e diventare pratici nella vita reale. Stiamo per condividere con voi alcune tecniche potenti che vi aiuteranno a diventare dei maestri della proiezione del pensiero. Siete pronti a rendervi indimenticabili? Per prima cosa, parliamo del potere del profumo. Sapevi che l'olfatto è il senso più strettamente collegato alla memoria? È vero, il bulbo olfattivo, che elabora gli odori, fa parte del sistema limbico del cervello, la stessa area responsabile delle emozioni e dei ricordi. Ecco un piccolo trucco. Scegli un profumo unico e piacevole come tua firma. Potrebbe essere un particolare profumo, un olio essenziale o anche una combinazione sottile di profumi. Ogni volta che sei intorno alla persona che vuoi pensi a te, indossa questo profumo. Col tempo, il loro cervello inizierà ad associare quell'odore a te, scatenando pensieri su di te anche quando non sei nei paraggi. Successivamente, sfruttiamo il potere dell'ancoraggio. Questa è una tecnica della programmazione neurolinguistica, conosciuta come PNL, che collega un'azione fisica a uno stato emotivo specifico. Ecco come funziona. Scegli un gesto o un tocco unico, magari sistemarti i capelli dietro l'orecchio in un certo modo o toccarti leggermente la clavicola. Ogni volta che fai questo gesto intorno alla persona, assicurati di irradiare energia positiva e attraente. Presto il loro subconscio inizierà ad associare quel gesto a quelle buone sensazioni che provano per te.
Ora parliamo dell'arte del mistero. Gli esseri umani sono creature naturalmente curiose, siamo attratti da ciò che non comprendiamo completamente. Quindi, invece di svelare tutte le tue carte, mantieni un'aura di intrigo. Condividi dettagli interessanti su di te, ma lascia sempre che desiderino sapere di più. Questo crea un loop psicologico aperto nella loro mente, facendoli pensare a te mentre cercano di colmare le lacune. Ecco un'altra tecnica potente, il rispecchiamento. Si tratta di abbinare sottilmente il linguaggio del corpo, il tono di voce e persino il ritmo del respiro dell'altra persona. È un segnale subconscio che sei in sintonia, il che può creare un forte senso di connessione. Ma ricorda, la parola chiave qui è sottile. L'obiettivo è l'armonia, non l'imitazione. Infine, non sottovalutare mai il potere dei complimenti sinceri e degli atti di gentilezza. Quando fai sentire bene qualcuno, naturalmente vorrà pensare di più a te. La chiave è essere specifici e sinceri. Invece di un generico stai bene, prova qualcosa come il modo in cui i tuoi occhi si illuminano quando parli della tua passione è davvero ispirante. Mentre pratichi queste tecniche, ricorda che la proiezione del pensiero più potente deriva da un luogo di autenticità e intenzione positiva. Non stai cercando di manipolare nessuno, stai semplicemente allineando la tua energia in un modo che ti rende magnetico e memorabile. Nella nostra sezione finale, uniremo tutti questi elementi ed esploreremo come mantenere questa pratica in modo etico ed efficace nella tua vita quotidiana. Congratulazioni per aver raggiunto la fase finale del tuo viaggio. È un traguardo straordinario che dimostra la tua dedizione e il tuo impegno nel crescere e nell'evolversi. Hai intrapreso un percorso che ti ha permesso di esplorare e apprendere profondamente la scienza della proiezione del pensiero, il potere innegabile della mente subconscia, le pratiche di meditazione, il funzionamento della legge di attrazione e varie tecniche che ti aiuteranno a diventare davvero indimenticabile. Ora si apre davanti a te una nuova fase. È tempo di integrare queste pratiche nella tua vita quotidiana in modo significativo e autentico. Porta con te la consapevolezza che non si tratta di controllare gli altri o manipolare le circostanze a tuo favore. Piuttosto, l'obiettivo è allineare la tua energia con le vibrazioni positive dell'universo, potenziare il tuo magnetismo naturale e stabilire connessioni che siano profonde e autentiche. Mentre ti impegni in questo percorso, ricordati sempre di aggiungere valore alla vita degli altri, piuttosto che agire unicamente per soddisfare il tuo ego. Inizia ogni giornata con una chiara intenzione. Visualizza le connessioni che desideri rafforzare e abbraccia le emozioni positive che queste relazioni possono portare nella tua vita. Ti invitiamo a praticare la consapevolezza durante il giorno. Ascolta attivamente le persone con cui interagisci e dimostra un interesse genuino per le loro esperienze e i loro sentimenti. Ricorda, più dai, più ricevi. Una disposizione altruista può aprire porte che mai avresti immaginato. Dedica almeno 10 minuti al giorno alla meditazione. Questo rituale ti aiuterà ad allineare la tua energia con quella dell'universo. Durante questi brevi momenti, permetti a te stesso di rilassarti e di connetterti con il tuo io interiore. Applica naturalmente le tecniche che hai appreso, senza forzature o pressioni. La forma di attrazione più potente si manifesta nel momento in cui sei autentico e sei la migliore versione di te stesso. Fai attenzione ai segni e alle sincronicità che si presentano nel tuo cammino. Queste esperienze sono segnali che indicano che la tua energia si sta allineando con le tue intenzioni più profonde. Ricorda che la pazienza è una virtù essenziale. Ogni risultato richiede tempo per maturare, quindi permetti che i tuoi sforzi fioriscano naturalmente. Infine, segui sempre le tue passioni e rimani aperto a nuove esperienze. Quando sei attivamente coinvolto in ciò che ami e irradi gioia, diventi irresistibilmente magnetico per gli altri. Le persone saranno attratte dalla tua energia positiva e dalla tua autenticità. Se pratichi con sincerità e impegno, la tua capacità di influenzare positivamente il mondo intorno a te crescerà esponenzialmente e le relazioni che costruirai saranno significative e durature. Intraprendi questo viaggio con fiducia e determinazione. Il meglio deve ancora venire. Grazie per aver guardato. Se ti è piaciuto, metti un mi piace e lascia un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per i prossimi video. Se i nostri contenuti ti piacciono, condividi questo video con amici e persone care. Insieme possiamo crescere. A presto! Grazie di cuore, da Ricarica Mentale.